Ringrazio il sindaco, le autorità del comune di Pordenone per l'invito rivolto alla comunità ebraica di Trieste e Friuli Venezia Giulia ad intervenire in questa circostanza. Ringrazio il mio rabbino Alexander Meloni e il mio presidente Alessandro Salonicchio per la fiducia accordatami a rappresentarla. Ringrazio tutti i presenti e la cittadinanza, adesso idealmente presente, che potrà ascoltare le mie parole. Nel giorno della memoria vengono organizzate, come prevede il testo di legge, celebrazioni di vario tipo, testimonianze di sopravvissuti, momenti di riflessione nelle istituzioni pubbliche, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, proiezioni di film seguiti da dibattiti e discussioni. Queste iniziative hanno lo scopo di ricordare e di far sì che la società prenda coscienza di quanto accaduto 80-100 anni fa al popolo ebraico, leggi razziali, deportazioni, sterminio, e che si ricordi e si onori la memoria di quanto accaduto anche ai prigionieri militari e politici, ai civili innocenti e inermi trucidati in modo indiscriminato, perché non debbano ripetersi tragedie simili. Che siano sempre ricordati e onorati i giusti che a loro rischio salvarono tanti innocenti, per imparare dal loro esempio coraggioso il valore più alto di tutti in assoluto, che è quello di difendere la vita da chi vuole distruggerla a causa della propria appartenenza. Che vengano sempre ricordati coloro che non si piegarono all'ingiustizia e che si opposero e lottarono contro regimi oppressivi e sanguinari, violando le loro leggi infami e liberticide. Questo grande lavoro della memoria ha iniziato gradualmente in tempi recenti a ricadere con tutto il suo carico di enorme responsabilità non più soltanto sui pochi testimoni diretti rimasti in vita, sui sopravvissuti, ma su di noi tutti, discendenti e non, con un compito aggiuntivo quindi molto difficile, quello di cogliere nella forma più originale possibile ciò che i nostri genitori e i nostri nonni hanno vissuto, loro e non noi, di interpretarlo e di trasmetterlo al posto loro con la speranza che venga accolto e recepito. Queste iniziative fanno onore all'Italia, perché mantenere viva la memoria dei fatti accaduti è un'azione educativa necessaria per riconoscere il male e combatterlo. Vi sono due imperativi nella Torah che, pur riferiti allo Shabbat, il sabato, possono ben rappresentare due atteggiamenti importanti qui adesso: Zachor e Shamor, ricorda e custodisci. Ricordare quello che è successo e custodirlo, farne tesoro e imparare da esso per il nostro presente e a beneficio delle generazioni future. Ecco che cosa possiamo fare noi ebrei oggi in questa data. E non solo in questa data. Possiamo cercare di indicare la strada con quelle parole della Torah, Shamor e Zachor, Zachor e Shamor. Difficile e scomodo per noi ebrei cercare di combattere l'antisemitismo, che è la vera causa della Shoah, perché siamo parte in causa, possiamo non essere creduti e accusati di vivere come una specie di conflitto di interessi o di fare propaganda, ma non siamo stati noi a sollecitare l'istituzione di questa data, che abbiamo comunque molto apprezzato. Non è una ricorrenza inventata per onorare gli ebrei e metterli su un piedistallo in modo che siano al centro dell'attenzione, e siamo riconoscenti per l'opportunità che in queste occasioni ci viene data di intervenire per poter trasmettere qualcosa di utile. Ma ciò che possiamo fare in queste circostanze è stare insieme a tutti voi e parlare con voi per cercare di dare dei suggerimenti, aiutare la collettività e supportarla in questo lavoro anche introspettivo della nostra storia, indicando alcune vie, a mio e nostro avviso, importanti per dare un senso oggi a quella tragica esperienza, che non rimanga semplicemente un ricordo, ma che nella sua assurdità possa insegnare oggi a noi e ai nostri ragazzi qualcosa di molto concreto e attuale, qualcosa di importante che abbia un valore universale. C'è scritto nella Torah: di fronte al sangue del tuo prossimo
non rimanere inerte. Il silenzio è sempre complice del crimine. Se diamo uno sguardo al presente, nel silenzio dei media e nell'indifferenza dei governi, compreso il nostro, assistiamo a stragi epocali di cristiani, specialmente in Africa. Guardiamo a ciò che succede in Cina, dove vengono perseguitate minoranze etniche e religiose come gli Uiguri e ancora i cristiani. Guardiamo all'oppressione del Tibet e interroghiamoci sul silenzio e la condiscendenza di chi ci rappresenta. Guardiamo alle terribili violazioni dei diritti umani, dei diritti violati delle donne e alle condanne a morte comminate in seguito a processi sommari ed estorti con la tortura, come avviene in Iran, in Arabia Saudita, in Pakistan, nel silenzio generale. Guardiamo al silenzio complice dei governi europei, compreso il nostro, sulla decimazione dei curdi e degli yazidi e sul ruolo della Turchia pericolosa ed aggressiva. Ricordiamo con forza, a proposito del negazionismo turco, il genocidio degli armeni del 1915, del quale Hitler ebbe a dire che se è avvenuto nell'indifferenza di tutti, così sarà anche per gli ebrei, come fosse l'esperimento esemplare su come annientare un popolo. Ciò che possiamo fare noi ebrei è raccontarvi anche della realtà di Israele e che cosa essa ci può insegnare. Entrato recentemente a far parte pienamente della storia del nostro popolo e della storia dell'umanità, per ovvi motivi l'esigenza di un'azione educativa forte sulla memoria della Shoah in sé si pone in misura minore forse, ma si pone anche lì, certamente. Al momento della sua creazione come Stato fu istituito Yom HaShoah VeHaGvurah, il giorno della Shoah e dell'eroismo, in una data la più vicina possibile alla rivolta del ghetto di Varsavia, che avvenne durante la ricorrenza di Pesach, la Pasqua ebraica, nell'aprile del 1943. Ogni anno in quel giorno il grido di una sirena attraversa tutto il paese per un minuto e tutto si ferma. Tutti si fermano in concentrazione. Il termine eroismo, che fa parte del nome, ci deve insegnare qualcosa. Sta a sottolineare che gli ebrei non si sono lasciati sterminare passivamente senza reagire, ma hanno dato il via a varie forme di resistenza, come appunto la rivolta del ghetto di Varsavia, la rivolta del Sonderkommando, cioè degli ebrei addetti alle camere a gas e ai forni crematori, la resistenza che opposero a modo loro, date le circostanze, date le difficilissime condizioni ricattatorie in cui operavano, i dirigenti delle comunità ebraiche polacche, costretti a scegliere e a fornire ai nazisti ogni giorno una determinata quantità di persone da deportare verso i campi della morte. Il termine eroismo ci insegna che non dobbiamo aspettare inerti la liberazione dagli altri, ma dobbiamo reagire e prendere nelle nostre mani il nostro destino. Negli anni della Seconda Guerra Mondiale, la dirigenza ebraica in terra di Israele, sotto il mandato britannico, chiese con insistenza all'esercito di Sua Maestà di accettare sotto il suo comando una propria formazione militare ebraica per partecipare alla guerra di liberazione degli alleati dall'occupazione tedesca sul suolo italiano. Fu accettata finalmente verso l'autunno del 44. La brigata ebraica di 5.000 uomini risalì in combattimento la nostra penisola da Taranto a Tarvisio. Ricordiamo e onoriamo in questa circostanza, insieme a tutti coloro che hanno dato la propria vita per la guerra di liberazione, anche i 500 caduti della brigata ebraica. In Israele si è istituito da subito il Tribunale del Bene, in cui si accolgono e si esaminano le testimonianze dei sopravvissuti per onorare e premiare i giusti. Nel Viale dei Giusti del Giardino del Grande Museo Yad Vashem a Gerusalemme, che è anche un prestigioso centro di ricerca sulla Shoah e una fonte inesauribile di documenti e di conoscenza storica, sono stati scritti i loro nomi a perenne memoria. Sulla Shoah è stato scritto tanto, memorie personali, testimonianze e saggi di studio e di riflessione, anche approfondimenti sul controverso e inquietante rapporto tra vittima e carnefice e su come la mente umana possa giungere a livelli
tanto estremi di perversione. Ma se davvero il monito è quello di non ripetere questo orrore, è necessario distogliere per un momento lo sguardo dai fatti in sé e riflettere su due aspetti molto importanti e tra loro collegati, che riguardano il prima e il dopo. Precisamente come la Shoah sia stata possibile, uno, e due, come riconoscere l'antisemitismo di oggi. A ben vedere la Shoah è stato l'epilogo, direi abbastanza logico, o almeno non del tutto inspiegabile, pur nella sua mostruosità unica, di secoli di antigiudaismo prima e in tempi più recenti, di una sua mutazione che nel XIX secolo aveva preso il nome di antisemitismo, dapprima di stampo sostanzialmente religioso, collegato col peccato originale del deicidio. Gli ebrei, per il loro essere ciechi di fronte alla verità con la V maiuscola, furono oggetto di umiliazioni, false accuse, come quella dell'omicidio rituale, di essere untori di peste e malattie varie, accuse per le quali versarono fiumi di sangue, a meno di non ravvedersi e convertirsi, e subirono espulsioni, discriminazioni, ghettizzazioni, roghi. Ma attenzione, si inizia sempre col rogo dei libri, cito tra i tanti Campo dei Fiori, 9 settembre 1553, e si finisce con il rogo delle persone. Così avvenne anche nella Spagna araba pre-castigliana del cosiddetto periodo aureo. Ma nell'era della laicità, successiva alla Rivoluzione francese, nonostante la ventata di libertà, fraternità e uguaglianza, grazie alle quali si aprirono i ghetti e si aprì all'emancipazione degli ebrei nella società, con il passaggio illuminista dalla fede alla ragione, si passò a nuove forme di aggressività anti-ebraica. Ruolo fondamentale in questa nuova fase furono proprio le teorie scientifiche sulle caratteristiche biologiche delle razze umane. Gli ebrei vennero identificati non più come perfidi giudei di una religione manchevole, ma come razza con determinate caratteristiche particolari. I media dell'epoca, fino almeno alla Seconda Guerra Mondiale, hanno giocato un ruolo fondamentale nella descrizione negativa degli ebrei, o meglio della razza ebraica. Pensiamo alla propaganda che usciva sul periodico Civiltà Cattolica da Pio IX in poi. Ebrei inclini al tradimento, manipolatori e rampanti, avidi, sempre attaccati al denaro, al potere, alle banche, sfruttatori e a proprio vantaggio delle disgrazie altrui. Tutte accuse corredate da caricature mostruose. Come diceva Goebbels, una bugia ripetuta all'infinito diventa una verità. Quando il sospetto è vivo e ne sono affette anche le istituzioni, è molto facile dare credito alla propaganda e passare ai fatti. Basti per tutti il caso del processo a Dreyfus in Francia, accusato ingiustamente di alto tradimento. La guerra mediatica contro gli ebrei, acuita con estrema virulenza negli anni 30, con la crisi economica, fece presa rapidamente su tutti i popoli europei, perché l'antisemitismo era già latente. Ecco in quale contesto il Mein Kampf di Hitler, scritto su ispirazione dei famosi protocolli dei Savi di Sion, fu un'opera di successo. Tutta l'Europa è stata complice dello sterminio, anzi, ne è stata parte attiva. Della Shoah, ideata e programmata in modo industriale dai nazisti al potere in Germania, sono stati esecutori diretti, insieme alle SS, i francesi, i polacchi, i popoli dell'Est Europa e almeno come complici tutte o quasi le nazioni europee. Gli ebrei andavano eliminati perché ritenuti responsabili di tutti i problemi economici e i guai della società. Non è il razzismo, ma qualcosa di più particolare e unico, di più subdolo. Gli ebrei non erano considerati inferiori, anzi, erano portatori di una presunta e sbagliata intelligenza superiore ma malefica. Non potevano essere identificati per il colore della pelle o altri segni fisici, dato che il naso adunco e le grosse labbra erano solo un'invenzione caricaturale, ma di essi si aveva forse più paura che disprezzo. Erano pertanto necessari dei segni esteriori, come la stella gialla sul petto, per distinguerli dagli altri esseri umani. Nel Talmud è scritto: chi fa sbiancare il suo prossimo è come se lo uccidesse. Ed è proprio così. Prima viene l'annientamento identitario, spirituale, morale, e dopo l'annientamento fisico come conseguenza naturale. Ecco come si spiega la Shoah.
come in un tempo più antico che ho citato poco fa, prima il rogo dei libri, Berlino, 10 marzo 1933, e poi il rogo delle persone. Dalla storia si impara un principio fondamentale. La propaganda incessante alimentata da accuse menzognere, la gogna mediatica che ha sempre bisogno di nascondere particolari scomodi, la mostrificazione anche caricaturale, l'odio e l'invito a cancellare categorie di persone, ma anche individui particolari, non solo possono pericolosamente preludere, come si ho detto, alla loro cancellazione fisica, ma sicuramente minano seriamente la salute democratica della società, visto come sono ormai da tempo diventate armi sleali di dialettica politica. Rientra nella propaganda anche il negazionismo, che non è solo negare o minimizzare l'entità del genocidio, ma anche banalizzarlo. Anche questo è antisemitismo. Forme subdole e inquietanti di banalizzazione sono l'accostamento ad eventi anche attuali e certamente dolorosi, ma di natura completamente diversa, che nulla hanno a che fare con la Shoah, come l'uso spregiudicato, ideologicamente strumentale e quindi offensivo, di figure simboliche come quella di Anna Frank, usata nelle tifoserie calcistiche, usata ideologicamente per costringerla post mortem a sostenere la causa palestinese, usata proprio in questi giorni in un vergognoso accostamento con la ragazzina del clima Greta Thunberg. Ogni epoca ha avuto il suo antisemitismo tipico, caratteristico di quell'epoca, ma sempre con certi motivi che rimangono immutati, che ho già citato. In ogni epoca non è stato difficile per la società riconoscere almeno alcuni aspetti dell'antisemitismo precedente, ormai in parte almeno superato. Questo riconoscimento vale anche oggi, tanto che siamo qui a parlare dell'antisemitismo di 80 anni fa. Ma la vera sfida, ciò che è davvero molto più difficile, è riconoscerlo ogni volta nel presente. Ed è ovvio, altrimenti se riconosciuto non ci sarebbe nel presente l'antisemitismo. Dobbiamo quindi parlare dell'antisemitismo successivo al dopoguerra e riconoscere un'infinità di omicidi e stragi di stampo antisemita avvenuti da allora fino ad oggi nel cuore dell'Europa e nel resto del mondo. Ricordiamo il pogrom di Kielce in Polonia del 4 luglio 1946, legato ancora all'accusa del sangue. Ricordiamo il piccolo Stefano Taché caduto sotto i colpi del terrorismo islamico all'uscita dalla sinagoga di Roma, un giorno di festa del 1982. Ricordiamo le purghe staliniane, i pogrom e le espulsioni di antichissime comunità ebraiche pre-islamiche da tutti i paesi arabi, dal Marocco allo Yemen, in concomitanza con i conflitti arabo-israeliani. Vediamo che gli ebrei oggi in Europa sono spesso bersaglio di violenze, sono costretti a nascondere la loro identità per non rischiare aggressioni, i siti ebraici come le scuole e le sinagoghe sono presidiate costantemente dalle forze dell'ordine. Oggi gli ebrei in Europa e nel mondo cadono sotto i colpi del terrorismo islamico. Pensiamo all'eccidio di Tolosa, all'ipercascera, al rapimento e all'omicidio di Ilan Halimi, agli 80 morti della strage di Buenos Aires del 1994, a tante altre simili e frequenti tragedie ed episodi quotidiani minori che neanche vengono riportati dai media. A livello di antisemitismo politico, di governi e istituzioni mondiali, assistiamo alle minacce quotidiane di distruzione dello Stato di Israele da parte della dirigenza iraniana negazionista della Shoah. Eppure l'Iran è stato eletto dall'ONU a presiedere la Commissione dei diritti umani o quella sulle donne, un vero paradosso. Con ciò l'ONU si è screditato da solo. Il 90% delle sue risoluzioni di condanna, deliberate quasi all'unanimità, Italia compresa, sono contro Israele, un paese esemplare dal punto di vista della democrazia, non contro l'Iran, non contro stati minacciosi per tutti e guidati da dittature terribili. Nel silenzio mediatico ebbe a dire Hassan Nasrallah, il leader di Hezbollah, se gli ebrei si radunassero in Israele ci risparmierebbero la fatica di cercarli in giro per il mondo. Non si riferiva a Israele, ma agli ebrei. Nessuna condanna di queste parole fu mai sentita, né dall'ONU né da qualsivoglia governo occidentale. L'ONU e l'UNESCO
Stanno praticando da anni la cultura della cancellazione, che ho menzionato prima, cercando di recidere ogni legame storico e culturale che il popolo ebraico conserva da millenni con Gerusalemme, continuando l'opera iniziata dai Romani nel secondo secolo d.C., quando per lo stesso scopo chiamarono Palestina la terra di Israele. Lo fa col doppio standard, con accuse false e con la disumanizzazione dello Stato ebraico, con l'equiparazione del sionismo al razzismo, nascondendone completamente le ragioni per cui nacque, il contesto e la sua storia, nascondendo la sua natura di movimento di autodeterminazione, non di colonizzazione ma di decolonizzazione, per il bene di tutti gli abitanti di quella terra. Come lo definì il sionismo il grande storico e saggista Vittorio Dansegre, col sionismo la caccia agli ebrei non è più gratis. Proprio per tante persone, associazioni e movimenti organizzati, ogni popolo ha diritto all'autodeterminazione eccetto il popolo ebraico. Il sionismo è prendere in mano il nostro destino, è difenderci con le nostre forze, senza lasciare in mano a nessun altro la nostra sicurezza. Uno dei valori fondanti di Israele è la protezione e l'accoglienza di tutti gli ebrei del mondo, è la garanzia che non vi sarà un'altra Shoah. L'antisemitismo di oggi prende a pretesto Israele e i conflitti che ha dovuto sostenere. A causa della scarsissima e pessima conoscenza, molto ideologizzata, delle cause di questi conflitti, si punta sempre l'indice accusatore contro Israele, credendo erroneamente in questo modo di stare dalla parte dei più deboli. L'antisemitismo in questo caso sta nelle menzogne, spesso omissive, su Israele e la sua storia, che invece di essere studiata e approfondita in modo scientifico e documentato, viene presidiata da posizioni ideologiche e da pregiudizi. Intendiamoci, il diritto di criticare le scelte politiche di un qualunque governo, anche israeliano, è assolutamente legittimo e sacrosanto, ma dipingere Israele anche di nuovo nelle caricature mediatiche come avido di acqua e di terra, come avvelenatore dei pozzi palestinesi, senza approfondire seriamente contesti e situazioni, diventa antisemitismo conclamato. La conoscenza è l'unica arma che abbiamo per combattere il pregiudizio ed è fondamentale per tutti noi, se oggi qui siamo convinti che sia necessario combattere l'antisemitismo e vincerlo, se vogliamo che la storia non si ripeta.